In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». La trasfigurazione è un evento incredibile. Diciamo che è il top della preghiera. Ma attenti bene, guai ad ambire a questo tipo di preghiere, perché qui Gesù ci dà solo un anticipo di paradiso. Sulla terra la preghiera è di ben altro genere. La trasfigurazione è un evento di grazia. Gesù non si trasfigura, come erroneamente segnalano certe traduzioni, ma viene trasfigurato. Quel verbo, metamorfomai, è sempre al passivo. Viene usato, pensate un po', solo 4 volte nella Bibbia, ed è sempre al passivo. Questo vuol dire che non siamo noi a trasformarci, ma è Dio, qualcosa di superiore, a farlo. Anche per Gesù è stato così. La trasfigurazione è un'esperienza di luce che in qualche modo integra la parte oggettiva e soggettiva della persona. Cioè la trasfigurazione ha reso Gesù luce, ma solo chi lo guarda con lo sguardo trasfigurato vede la trasfigurazione. Vi lascio in conclusione con le parole di una mistica di provato valore, Santa Teresa d'Avila, che nel suo diario scrive così a riguardo dei suoi incontri con Gesù trasfigurato. È una luce che non abbaglia, un candore pieno di soavità, un infuso splendore che incanta deliziosamente la vista senza stancarla, come non la stanca la chiarezza con cui si vede quella sublime realtà. È una luce così diversa dalla nostra che quella del sole, in confronto, sembra molto appannata, tanto che dopo non si vorrebbe neppure aprire gli occhi. Non so spiegare come egli inondi di questa luce potente i nostri sensi interiori, né come produca una così viva immagine di sé da parere che sia veramente presente. Ho detto similitudine, ma non è vero, perché le similitudini sono sempre imperfette, mentre qui vi è davvero la differenza che distingue un vivo dal suo ritratto, né più né meno. Se è un'immagine, è un'immagine viva. Non un morto che vedo, ma lo stesso Cristo vivente che si fa vedere come uomo Dio nel modo in cui è risorto, non già come stava nel sepolcro.